Caregiver domande e risposte. Quali e quante agevolazioni ci sono? E su quali forniture? Sono previste agevolazioni e bonus in presenza di legge 104 in ambito energia, telecomunicazioni e settore auto. Sono previste detrazioni per figli a carico, detrazioni IRPEF e IVA con aliquota agevolata per mezzi di ausilio, come acquisto di poltrone, mezzi per la deambulazione, protesi ed apparecchi, lavori per eliminazione di barriere architettoniche, acquisto di sussidi tecnici e informatici, spese per addetti all'assistenza personale. In ambito energia, ci sono agevolazioni come il bonus disagio fisico per i clienti domestici affetti da grave malattia, o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto in gravi condizioni di salute che utilizzino apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. In ambito telecomunicazioni, sono previste da Agicom agevolazioni tariffarie per il telefono fisso, mobile e internet rivolte a utenti sordi, gli utenti ciechi, totali e parziali, e invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione. Nello specifico, per la rete fissa, la riduzione del 50% del canone mensile, da applicarsi al prezzo base di tutte le offerte flat, semi-flat voce e dati e delle offerte di sola navigazione ad internet. Per la rete mobile uno sconto del 50% al prezzo base delle offerte con disponibilità di dati inferiore o superiore alla soglia di 50 GB e con offerta unlimited. Per gli abbonati residenziali sordi, ovvero gli abbonati residenziali nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto sordo, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico. Per il settore auto sono previste agevolazioni per non vedenti e sordi, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, disabili con ridotte o impedite capacità motorie.